Napoli, 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 Napoli. Gli Osanna vi fanno tanti auguri. Tutti, buon anno. Che sia un anno di luce, di trasparenza, di unità, di dinamismo. È una questione di andare a ritmo con l'universo, a ritmo con la nostra vita e con la vita degli altri. Natoka, Ulaya, Italia, Tappos, Isonnabulità, auguri. Buon anno a tutti, buon anno alla mia gente, buon anno alla mia città. E che questo 2014 possa essere di un solo colore, azzurro, come il nostro mare, come il nostro cielo e come la maglia della nostra squadra del cuore. Un bacio a tutti, tanti auguri, con tutto cuore. Se il presente non esiste perché è uno spazio che si trova tra il passato, che è stato già, e il futuro, che ancora deve venire, allora quello che ho detto finora non conta, così come quello che dirò. Insomma, ragazzi miei, sappiate che il tempo è un trucco, perciò vivete ogni giorno come fosse un anno nuovo. Auguri da Gianfranco Gallo e dal suo Kaiser Fox. Saluto, insomma. Buon anno Napoli, buon anno napoletani, buon anno a tutti quanti voi da parte di Lino D'Angiò. L'importante è che ci sia sempre una luce accesa su Piazza Plebiscito, ma su di noi, una luce che sia chiaramente positiva, affinché anche io nel mio piccolo possa raccontarvi fatti nel mio telegiornale simpatici e tranquilli. Buon anno a tutti quanti voi. Ciao da Lino D'Angiò, buon anno! Auguro alla mia città che questo nuovo anno possa portare quella ripresa economica tanto attesa e che soprattutto lo Stato non abbandoni la terra dei fuochi. Vi voglio bene. Buon anno. Siamo in tema di auguri di Capodanno. Allora il mio primo pensiero è alla squadra del Napoli, sperando che nel corso di questo 2014 arriviamo al primo posto, dal terzo al primo posto. E poi pensando al calcio, mi viene in mente che allo stadio, quando la squadra segna, c'è questo abbraccio collettivo, questo entusiasmo che accomuna tutti, dall'ultimo dei disoccupati al dirigente d'azienda, dal rettore dell'università al parcheggiatore abusivo, tutti quanti accomunati questo entusiasmo per la squadra del Napoli. Però c'è un'altra classifica che ci riguarda come città, come qualità della vita. E stiamo all'ultimo posto, voglio. È inaccettabile, perché comunque abbiamo avuto in dotazione la città più bella del mondo, piena di risorse, piena di energie, da Pompei ai Campi Flegrei. Pompei è stata sepolta dalla lava. Noi stiamo seppellendo Napoli col nostro fatalismo, vittimismo, scimità. Diamoci da fare. Nel corso delle ultime settimane abbiamo organizzato un evento col sindaco di Magistris, con le istituzioni Banco di Napoli e Assessorato alla Cultura, per restituire l'area di Bagnoli, ex nato, alla comunità. La comunità si deve configurare, deve riappropriarsi del territorio. Questa è un'area benedetta. Potremmo avere un'industria turistica a livello internazionale, mondiale, invece ci azzannammo una cunata. Quindi l'augurio che faccio è questo: risaliamo nella classifica, oltre a quella del calcio, anche quella della vivibilità della nostra città. E venimi con mamma fa. E l'augurio per il 2014, qui Edoardo Bennato, ciao agliù. Ciao, sono qui nella mia casa di Roma, ma come vedete Napoli è presente, Napoli e i napoletani, tutti i giorni siete qui nel mio cuore, perché che vuol dire vi voglio bene, ma davvero amo questa città, amo la nostra città meravigliosa. Insomma, ne abbiamo superate di tutte, di ogni. Siamo sopravvissuti alla crisi e adesso un augurio per un anno che arriva che non può essere, no, non può essere peggio di quello che già abbiamo superato. E perciò, forza Napoli!